Siamo una casta, siamo cittadini, tutto e basta. Reddito di cittadinanza immediato, subito reddito di cittadinanza. Senti, Gargamella oggi dice, Grillo va a dire in giro che vuol fare il reddito con i soldi di chi? I soldi li troviamo per fare un reddito di cittadinanza. Uno, non deve più morire nessuno perché perde il lavoro. Due, non devi morire perché stai lavorando. Un reddito di cittadinanza ti dà un po' di respiro. Perderanno il lavoro 1800 persone. Gli garantiamo un reddito per 3 anni. Dove prendiamo i soldi? Te lo dico subito, Gargamella. Magari dal Monte dei Paschi di Siena. Fate perché siamo in campagna elettorale. Io compravo 2 azioni, andavo alla Telecom a gridare ladri a quelli che lasciavano 30.000 famiglie in mezzo alla strada e se ne andavano con 100 milioni di bonus di uscita. 100 milioni, primo, facciamo 1-12, la scala 1-12, accorciamo la forbice, basta che i manager e gli amministratori delegati guadagnino 400-500 volte la paga di un operaio, 1-12, un manager non può guadagnare in un mese quello che il suo operaio guadagna in un anno, punto, 1-12, demagogia, vedrai se non lo facciamo. Vedrai se io sono andato alle 6 del mattino, ho comprato 4 azioni del Monte dei Paschi, mi sono messo in riga perché parla quello che primo arriva. Ho fatto la coda, sono entrato dentro. Fuori c'erano persone come queste, della Gessi. C'erano 1800 famiglie fuori, di impiegati che sono lì, impiegati che gli hanno mangiato il TFR perché li hanno costretti a prendere le azioni del Monte dei Paschi. Monte dei Paschi che valeva 5 euro ad azione, oggi valgono 0,22, non hanno più neanche più TFR, saranno licenziati a migliaia adesso, domani mattina, dopodomani. Poi ho guardato i piccoli azionisti, con gli occhi gonfi, hanno perso tutti i risparmi. Perché? Perché era una delle più, delle più importanti e ricche banche d'Italia, è antica, il Monte dei Paschi di Siena, nel 95 decidono di fare una fondazione, ci mettono dentro la fondazione tutti quelli messi dalla provincia, dalla regione e dai comuni, tutto il DS e tutto il PD dentro. Bene, nel 95 la banca valeva 20 miliardi, dopo un po' la banca oggi vale meno di 2 miliardi, non vale quasi più nulla. Vado lì a parlare e dico, ma si sono venduti tutto, hanno preso dei mobili, degli immobili, qualsiasi ricchezza che apparteneva ai toscani, apparteneva ai senesi, da migliaia, da centinaia di anni, li hanno presi e hanno fatto la fondazione e hanno quotato in borsa. Vedrete se non faranno ancora una cosa così con i vostri servizi sociali. Trovano il privato, si quotano in borsa, arriva lo speculatore, guadagna, tira fuori il grano e la gente va in mezzo alla strada. Basta. Allora, hanno preso tutti i beni della banca, li hanno messi, li hanno chiamato Caltagirone, Gnuti, si sono mangiati cose che non erano loro, poi comprano una banca, arrivano, lo sapevo, arrivano, fatemi da guardiaspalle, siete voi dei guardiaspalle, allora, si prendono una banca Lanton Veneta per avere i flussi di capitali nel Veneto, forse coi leghisti, non lo so cosa c'era dietro, però comprano una banca che vale 3 miliardi, la pagano 10 e dentro la banca aveva 7 miliardi di perdite che assumono loro. Io vado davanti a questo profumo, che è uno che ha vissuto di pane e PD, e dico, c'è un buco da 14 miliardi e lui mi guarda e mi dice, che buco? Quale buco? Adesso sono 21 i miliardi, 21, sono 2 volte lo scandalo Parmalat, 2 volte, è il più grande scandalo finanziario della storia di questo paese. Poi vedi tangenti che vanno, che arrivano, tangenti che arrivano da Londra e rientrano da Londra e ora capisci questo disegno perverso di questa gente che si sono fatti lo scudo fiscale. L'ha fatto la destra, la sinistra non è andata a votare, quindi l'ha approvato non andando. Io mi ricordo, cosa c'è? Non si sente? Sta male! C'è una, no, ditemi, non capisco. Sta male! C'è un'ambulanza, ci vuole un'ambulanza, qualcuno sta male? È arrivata? Fatemi sapere se c'è qualcosa, posso proseguire, ditemi voi. È arrivata? Ma dov'è? E se il malato è di là, l'ambulanza è di qua, com'è? Dove siete? Allora, vediamo, riuscite a portare... Cos'è una persona che ha perso i sensi? Anziano, giovane?
Dobbiamo collaborare, tu lo dici a quello davanti, arriva da me e non capisco più niente. È un giovane, si sente male. È svenuto. Ma non c'è un medico qui, facciamo prima un attimo. Allora fate un passo indietro, fate un corridoio lì in mezzo, per favore. Dai! Questa deve essere una cooperazione! Noi dobbiamo cooperare anche in queste cose, uno spazietto interno! Uno spazio interno, dove? Stanno girando da là, allora fate un corridoio di là per l'ambulanza, intanto trasportatelo verso l'estremità della folla. Va bene? Possiamo continuare? C'è il medico? Aspettiamo qualche minuto, se voi avete la pazienza, ci mancherebbe altro. Da stamattina che siamo qua. Da stamattina che siamo qua, chi è? Mangolicani, sei... Ah, è lui, fa le foto dal di dietro lui. Signori, va bene? A posto? Grazie dell'avviso, grazie. E allora, dove prendiamo i soldi? Dove prendiamo i soldi? Lì si deve fare una commissione, non Profumo, una commissione sulla banca e mettere sotto accusa e sotto processo tutti i dirigenti del PD da 95 a oggi. Aprire una commissione e mettere sotto accusa e sotto processo tutta la gente che doveva controllare il risparmio di migliaia di persone. La Banca d'Italia, la Consob, questo è uno scandalo incredibile. Con lo scudo fiscale si sono puliti i soldi dall'estero, le tangenti col 5%. E ti fanno chiudere perché non ce la fai a pagare il 60% di tasse, loro si puliscono i loro capitali col 5. Allora una cosa che faremo è tireremo fuori i nomi dello scudo fiscale, perché siamo in emergenza, la gente sta morendo, porca... Allora non troviamo i soldi per fare un reddito di cittadinanza. Ma Dio mio, il lavoro, questa parola orrenda, è diventata orrenda questa parola. Il lavoro, come se la tua vita fosse quest'ansia del lavoro. Il lavoro è una cosa importante della tua vita, ma non deve essere più tutta la tua vita. È una parte importante, c'è la famiglia, c'è da leggersi un libro, c'è anche da riposarsi. Siamo un esempio agli altri. Signori, io ho finito. Parli tu, vieni. Tu stai un attimo, vieni. Buonasera a tutti, io sono Giulia Di Vita, candidata alla Camera per la circoscrizione Sicilia 1. Ho 28 anni, sono laureata in ingegneria gestionale e io stasera volevo parlarvi di diritti, anche se già ne abbiamo parlato. E purtroppo stiamo vedendo come ogni giorno sta diventando sempre più difficile vedere rispettati i propri diritti. Ma c'è una fascia della popolazione che ne soffre le conseguenze più amare. E sto parlando della fascia di popolazione più debole, ovvero le persone disabili e le loro famiglie. Pensiamo alla vita del familiare di una persona disabile o anche di un anziano non autosufficiente. Questo da un lato deve affrontare le difficoltà comuni alla vita di tutti noi, le difficoltà che conosciamo dovute alla crisi, dovute al lavoro, ma dall'altro lato devono anche occuparsi contemporaneamente del proprio caro disabile. E se pensiamo per esempio a una disabilità grave o gravissima, questa richiede un'assistenza di 24 ore su 24 e ricordiamolo, questa assistenza lo Stato molto spesso non la fornisce, non sa nemmeno come sostenerla. Quindi purtroppo oggi in questo paese possiamo dire che se le persone disabili riescono ad andare avanti nella vita di ogni giorno, lo devono quasi solo esclusivamente alle cure che ricevono dalla propria famiglia o al massimo dai volontari. Quindi parliamo di persone che gratuitamente e solo per amore si sostituiscono allo Stato. Uno Stato, e tolgono lo Stato dall'imbarazzo di non sapere come rispondere alle esigenze dei suoi cittadini più deboli. E questo è uno dei diritti sanciti alla nostra Costituzione. Ma negli altri paesi europei che cosa succede? Un poco come abbiamo visto per il reddito di cittadinanza, gli altri paesi europei hanno affrontato questo problema. Esiste per esempio la cosiddetta figura del caregiver, che tradotto in italiano significa colui che si prende cura, che è anche molto bella come immagine. Praticamente lo Stato riconosce al familiare della persona disabile il carico di lavoro maggiore a cui è sottoposto nella sua vita di ogni giorno e anche la sua funzione sociale a servizio della collettività.
e quindi al familiare sono riconosciuti diritti come il diritto al prepensionamento, a contributi previdenziali o perfino all'assicurazione sanitaria, perché se il familiare di una persona disabile si ammala, chi si occuperà del suo congiunto disabile, visto che lo Stato è assente? Quindi con questa semplice soluzione lo Stato potrebbe intanto fornire alla persona disabile la migliore assistenza, che è solo quella che un familiare può dare, ma allo stesso tempo il familiare non è stressato dalla vita di ogni giorno e ulteriormente soffocato dallo Stato, ma è un familiare più disteso, più rilassato nel lavoro duro che deve affrontare ogni giorno, perché sa che alle spalle ha uno Stato che lo tutela e che lo protegge. Questo è quello che noi vorremmo costruire a partire da oggi. Quindi se avremo l'onore di essere i portavoce dei cittadini in Parlamento, per noi sarà un onore ancora più grande poter essere i portavoce di chi la voce non ce l'ha. Grazie. Buonasera a tutti, sono Fabrizio Bocchino, sono ricercatore astronomo presso l'Osservatorio Astronomico di Palermo, candidato al Senato per il Movimento 5 Stelle, ho 44 anni. E vi volevo dire solo due cose riguardo all'istruzione, la scuola, l'università e la ricerca. Non è un argomento di cui si sente parlare molto spesso in questa campagna elettorale, allora ne parliamo noi. Avrete sicuramente notato che gli ultimi due governi hanno portato avanti un'opera di sistematico smantellamento di questo settore, non solo con alcuni interventi legislativi, come ad esempio la legge Gelmini che ha depotenziato l'offerta didattica, ma anche e soprattutto con una serie di tagli che si sono succeduti anno dopo anno e che hanno mortificato la dignità degli insegnanti e del personale APRA ed hanno pregiudicato il diritto allo studio degli studenti, dei vostri figli. Ora, riflettiamo un attimo, perché è successo tutto questo? Beh, forse perché un cittadino istruito, una buona scuola pubblica, una buona università pubblica formano un cittadino istruito, un cittadino che sa leggere, ma sa leggere tra le righe, un cittadino consapevole che si informa e che non è quindi influenzabile e ricattabile dagli imponitori televisivi. In altre parole, un cittadino istruito è un cittadino veramente libero, e forse è per questo che loro lo stanno facendo. Ma allora loro vi dicono, vabbè, c'è la crisi, non ci sono i soldi, dobbiamo tagliare. Innanzitutto non è vero che non ci sono i soldi, perché i 3 miliardi per Montepaschi ci sono, i soldi per la scuola privata ci sono, i soldi per Caccia Bombardieri ci sono, per la scuola dei vostri figli no. Ma anche assumendo per un minuto, che fosse vero che non ci sono i soldi, che non è vero, ma anche assumendo per un minuto. Bene, proprio quando la crisi molde così duramente, è proprio in questo momento che è importante investire nell'istruzione, perché una buona scuola, università pubblica, formeranno i cittadini istruiti di domani che troveranno le soluzioni per uscire dalla crisi. Una società basata sulla conoscenza è una società che trova da sola la soluzione ai propri problemi e non ci casca più in crisi future. E allora vorrei concludere dicendo solo questo: il giorno 24, quando andrete a votare, per chi volete votare? Per chi preferisce dare i soldi alle banche anziché alla scuola dove vanno i vostri figli? Per chi vi vuole dei cittadini passivi, teledipendenti? O invece volete votare per voi? Voi che volete una scuola, un'università pubblica eccellente, voi che volete dei cittadini istruiti, consapevoli e veramente liberi, votate per voi il 24. Buonasera a tutti voi, sono Chiara Di Benedetto, ho 25 anni, lavoro nella cultura, nel teatro, sono un'attrice, è proprio di cultura che vi voglio parlare questa sera. Bene, tutti noi sappiamo quanto i tagli che sono stati portati avanti dalla politica negli ultimi decenni hanno influito negativamente su alcuni settori come appunto la cultura, l'istruzione e la ricerca. Ma questa situazione che è stata comunque così appesantita da questi tagli è stata aggravata ulteriormente da una situazione, ovvero dalla regionale. Bene, questi 2 miliardi di euro ritorneranno al mittente, ritorneranno a Bruxelles, proprio perché, per un semplice motivo, perché non sono stati utilizzati. La causa di tutto questo è data proprio dall'inefficienza del piano di gestione dei finanziamenti pubblici. Il piano di gestione dei finanziamenti pubblici è molto importante, perché grazie a questo si possono fare dei provvedimenti importanti come la valorizzazione dei siti archeologici nel nostro paese. Il nostro paese è pieno di siti archeologici che spesso rimangono chiusi perché non sono accessibili, perché sono in stato di degrado, o anche ad esempio la riapertura di moltissimi luoghi che un tempo erano dedicati alla cultura e che sono stati chiusi per mancanza di manutenzione o perché sono stati occupati abusivamente. Ecco, allora è importantissimo che
i piani di gestione vengano portati avanti in maniera efficiente, perché la cultura è importante, la cultura è informazione, la cultura è crescita e sviluppo. E per citare Mario Monicelli, diceva che senza la cultura, tagliando e togliendo la cultura, non rimane più niente. Grazie. Buonasera, sono Franco Campanella, sono il capolista del Senato per la Sicilia. Volevo parlarvi, abbiamo preparato il discorso, ma poc'anzi è successa una cosa che ha dato, secondo me, perfettamente l'esempio di che cosa siamo noi e voi insieme in questa piazza stasera. Quando quella persona è stata male, non sapeva cosa fare. Qualcuno di cui voi vi filavate, noi sul palco abbiamo detto spostatevi un po' più indietro, fate un corridoio. A questo punto siamo riusciti, con un minimo di governo, a risolvere un problema. Con un minimo di governo. Quello che voi vedete ogni giorno negli uffici, nelle scuole, negli ospedali, è la mancanza di governo. Noi abbiamo delegato delle persone incapaci e in malafede. Noi abbiamo affidato la nostra vita a persone di cui non ci fidiamo e facciamo bene a non fidarci. Ci hanno detto che dovevamo essere flessibili, che dovevamo essere moderni. Sostanzialmente ci volevano in silenzio mentre loro si arricchivano. Si sono arricchiti. Ma adesso è finita. Adesso non più. Adesso abbiamo capito tutti, noi, tutti noi, perché siamo una cosa sola, abbiamo capito che cosa bisogna fare. È vero che sono tutti uguali, ma questo non significa che votare per l'uno o per l'altro non è importante. Loro sono tutti uguali, ma c'è gente disposta a sacrificarsi per cambiare questa terra. Perché è una terra bellissima e abbiamo il sacrosanto diritto di renderla fruttuosa per noi e per i nostri figli. Il 24 e il 25, ricordatevi tutto questo. Ricordatevi di questa serata. Passerà un mese, da oggi, quasi un mese, da oggi a quando dovremo votare. Non state in silenzio, non tornate alle vostre case in silenzio. Parlate con le persone. Con chi oggi non è venuto, con chi non è potuto venire, con chi non sa che cosa sta succedendo. Perché sta succedendo una cosa grandissima. Persone che erano di sinistra, persone che erano di destra, hanno cominciato a guardare i problemi e a guardare al proprio vicino, non come uno di sinistra o uno di destra, ma come un concittadino col quale portare avanti la carretta e portare avanti questo paese dallo stagno in cui l'hanno portato. Quindi a questo punto noi, cittadini italiani, noi popolo italiano, non telespettatori, non clienti, ma noi cittadini italiani, ci riprendiamo il nostro paese. Grazie. Salve a tutti, sono Claudia Mannino, ho 34 anni, sono laureata in architettura e ho un master di secondo livello in gestione dell'innovazione nelle piccole e medie imprese. Sono candidata alla Camera per la Sicilia occidentale e soprattutto sono una dei tanti siciliani che ha deciso di rimanere in questa terra. Quello di cui voglio parlare io è il nostro patrimonio, il nostro paesaggio. Un paesaggio che ci permetterà di chiamare la nostra Italia prima il bel paese. Oggi ci hanno abituato invece ad una visione, ad un modello economico che non produce ricchezza, non produce benessere, non produce neppure lavoro. E allora questa però non è una visione estetica da parte di un architetto. Questo è un problema di assetto del territorio, perché l'Italia frana, e l'Italia frana perché stiamo abbandonando i nostri territori agricoli. Il nostro suolo agricolo nell'arco di 10 anni si è ridotto di ben 3,5 milioni di ettari, l'equivalente della regione Lazio e della regione Abruzzo messo insieme. Lo stesso è successo in Sicilia. Questo causa 3 grossi problemi. Uno è quello che non siamo più indipendenti dal punto di vista alimentare, cioè siamo costretti a comprare il nostro cibo da fuori dall'Italia. L'altro problema è il rischio idrogeologico, un rischio idrogeologico che è accompagnato da un certo tipo di coltivazione agricola, sta
desertificando e impoverendo i nostri terreni agricoli. E infine queste due cose stanno aprendo una colpa enorme alla speculazione edilizia, una speculazione edilizia fatta di lottizzazioni, di edilizie che non hanno servizi e di abitazioni che non stanno bene, che in cui le persone non vivono bene. E questo grazie alle normative. Non è illegale questo, perché il governo Amato nel 2001, con l'articolo 136 del testo unico per l'edilizia, permette alle amministrazioni locali di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie, dell'IMU, degli oneri di urbanizzazione, non per servizi e per manutenzioni ordinarie delle nostre strade, delle nostre scuole, dei nostri ospedali, ma per qualsiasi utilizzo. E questo si converte in stipendifici della politica. Questo non lo possiamo più consentire. Quindi cosa possiamo fare? Dobbiamo assolutamente investire nel recupero dei nostri patrimoni edilizi che esistono, dobbiamo investire nella nostra agricoltura, nell'agricoltura etica, non agricoltura di grandi masse. E questo lo possiamo fare appunto tornando ad un modello normale di gestione, Quindi dico, quello che possiamo fare noi è cambiare tutti insieme mentalità in queste cose, e lo possiamo fare appunto non solo cambiando la classe politica, questa forse è anche la cosa più facile, ma soprattutto cambiando noi quotidianamente il nostro stile di vita, pensando che giornalmente noi contribuiamo ad un consumo energetico, ad un consumo di suolo, e questo non lo possiamo fare. Grazie. Russo, 47 anni e sono un avvocato. Le bugie che vi stanno dicendo da tanti anni è quella che non ci sono soldi. Secondo i mentitori di professione che ci governano, dicono che in questo paese non ci sono più soldi. Non è vero. Nel nostro paese c'è un fiume gigantesco di denaro, solo che questo denaro non è nelle tasche di chi deve stare. Non è nelle tasche dei lavoratori, dei giovani, dei disoccupati, non è nelle tasche dei pensionati, è nelle tasche di altre persone. Sapete chi ce lo dice? Ce lo dice la Banca d'Italia, ha fatto un rapporto ispettivo un anno e mezzo fa che ha dell'incredibile. Ha redatto una graduatoria delle principali attività economiche di questo paese. Allora uno si aspetta di trovare in cima la Fiat, l'Eni, il più grande gruppo bancario del nostro paese. Non è così. La principale attività economico-finanziaria di questo paese è il riciclaggio dei soldi delle mafie, della criminalità organizzata, pari a 450. È appena passato Salvatore Borsellino. Guardate. Voi pensate che al secondo posto la prima attività lecita arriva solo a 95 miliardi di euro. Non so se lo vedete. C'è un fiume di denaro che transita nelle banche di questo paese ed è illecito. Ed è illecito. Nel nostro paese il denaro c'è, ma è un denaro illecito. Allora vi racconto solo una cosa che è capitata l'altro giorno. È venuto da me in studio un cliente, un amico che era infuriato. Sapete cosa era successo? Aveva chiamato il direttore della sua banca, pensando di venire subito, è una cosa importante. Sapete che era successo? Aveva superato il budget del suo conto corrente, non potevano pagare la carta di credito per 3,50 euro, quindi 2.500 euro di saldo non lo potevano pagare per 3,50 euro. Un cittadino viene chiamato perché il sistema informatico non gli pagava il conto per 3,50 euro. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che si prendono in giro. Perché se qualcuno pensa che questo sistema bancario non si rende conto di 450 miliardi di euro che transitano nelle loro banche, ma non sale sul palco? No. Mente! Però rimanga, così invece che il Movimento 5 Stelle ha detto che noi dobbiamo fare una commissione d'inchiesta sulle banche. Dopo intervisterò Salvatore Borsellino. In questo paese, quando è uscito il rapporto della Banca d'Italia,
in un paese normale si sarebbe diretto. Ah, io ho perso il posto in prima fila. Il ministro della giustizia, perché è inammissibile che una democrazia, la principale attività economica sia l'illecito. È inammissibile. Invece sapete cosa hanno fatto con questo rapporto? Una cosa chiave dell'incredibile. Volevano liquidare la via. La via, uno dei sogni di Giovanni Falcone, l'anno scorso lo volevano liquidare. Li faremo dopo la campagna elettorale. L'agenzia investigativa pensata da Falcone proprio per inseguire i patrimoni dei mafiosi, la volevano porre in liquidazione. In questo paese noi dobbiamo rendere povere noi cittadini, ma le mafie, le malaiso, che ci sono subito. E allora il Movimento 5 Stelle, poi insieme a noi cittadini, si impegnerà per questo, perché là i soldi ci sono liquidi e si possono prendere subito, il 24 e il 25 febbraio, insieme a voi, noi potremo cambiare questo andazzo, la via non verrà liquidata, il sogno di Falcone non morirà, continuerà, gli daremo i fondi per prendere questi soldi. E vi dico un'altra cosa importante, da qua al 25 febbraio ci dobbiamo impegnare anche tutti noi, perché dobbiamo andare a controllare che non ci rubino i nostri voti, i voti di voi cittadini, che al momento dello spoglio non ci sottraggono illecitamente i voti. Abbiamo bisogno di tutti voi come rappresentanti di lista, avvicinate nei banchetti del movimento che ci sono qua, andate nelle sedi del movimento, andate sul sito Sicilia 5 Stelle, Palermo 5 Stelle, ci sono i moduli online da compilare per diventare rappresentanti di lista. È un modo importante per difendere la democrazia in questo paese, perché guardate che queste persone non ci vogliono. Tutti mi chiedono la sorpresa. Ora arriva. Ok, arriva la sorpresa. Tanto in un altro paese incitava i suoi cittadini a combattere per la libertà, per l'uguaglianza e contro le mafie, dicendo loro che il futuro appartiene a chi non fa contendere l'oggi. Rimandiamoci il nostro futuro il 24 e il 25 febbraio. Buonasera a tutti, buonasera Palermo. Sono Riccardo Nuti, sono un impiegato delle aziende di telecomunicazioni e sono il capolista alla Camera per il Movimento 5 Stelle e per la Sicilia Occidentale. Vi voglio parlare di un fenomeno che ci costa circa 60 miliardi di euro l'anno, non milioni di euro l'anno, miliardi di euro l'anno, ed è la corruzione. In questo paese è stata fatta qualche mese fa una legge anticorruzione, che è semplicemente una legge manifesto, una legge per farsi pubblicità. In questa legge vanno cambiate tre cose: bisogna reintrodurre il falso in bilancio, bisogna potenziare il reato di concussione e bisogna cambiare il metodo in cui viene conteggiata la prescrizione. Perché? Perché il falso in bilancio, che è stato depenalizzato durante il governo Berlusconi tanti anni fa, permette di mettere da parte dei soldi che poi possono essere utilizzati per appunto la corruzione. Il secondo elemento è la concussione. La concussione è quando un pubblico ufficiale chiede, costringe o induce, attenzione a questa differenza, qualcuno nel chiedere denaro per ottenere un favore, per ottenere qualcosa, una concessione, un permesso. Questo si chiama concussione. Cosa è capitato, signori, in questi ultimi mesi? Che hanno diviso questo reato in due, tra costringe e induci, e in questo modo i tempi si sono allungati all'infinito. E in questo modo ogni cosa diventa soggettiva, perché l'avvocato dice no, ma il mio cliente ha semplicemente detto una frase, non ha costretto, voleva dire che non è stato capito. In questo modo i tempi allungano in maniera impressionante. E qua arriviamo al terzo elemento, che è quello della prescrizione. In questo paese la prescrizione viene conteggiata da quando il reato viene commesso. Quindi cosa facciamo noi? Stiamo 5 anni, 3 anni a indagare sul processo e sul reato, poi lo scopriamo, però poi siamo arrivati quasi alla fine dei termini di prescrizione, quindi il processo non va più alla fine. Allora noi cosa diciamo? Conteggiamo la prescrizione dal momento in cui il reato viene scoperto e non da quando è stato commesso. Solo così possiamo cambiare questo paese. Una legge anticorruzione la può fare un Parlamento pieno di corrotti, imputati e indagati?
a voi la risposta, però secondo noi è un po' più normale, un po' più logico che venga fatta da un Parlamento quantomeno di censurati, di cittadini con la fedina penale pulita che abbiamo pubblicato. Un altro elemento per chiudere è quello del voto di scambio. In questo paese il voto di scambio per legge viene punito solamente se c'è lo scambio di denaro, ma nel 2013 lo sappiamo benissimo, soprattutto a Palermo, sì, che il voto di scambio non è più tramite denaro, ma è tramite permessi, tramite la promessa del posto di lavoro. È così che avviene, e allora bisogna cambiare la legge sul voto di scambio per punire anche questo tipo di voto di scambio. Ma il voto di scambio è anche un altro elemento, signori, e poi ne siamo responsabili anche tutti noi che ci vendiamo ogni giorno. Quando diamo fiducia a chi ci fa promesse, a chi ci dice le solite cose che già conosciamo eppure ci crediamo. Signori, è finito il tempo di dare fiducia, voi dovete prendere fiducia, non potete continuare a dare fiducia, che cosa dovete dare di ancora? Basta, voi dovete prendere fiducia in voi stessi, dovete capire, invece di dire ma diamo fiducia a questo movimento, a questi ragazzi, basta, noi non vi salveremo da soli, noi abbiamo bisogno di voi. La soluzione è quella che voi prendiate fiducia, perché dovete capire che i vostri comportamenti influenzano la vostra vita. Voi non potete più andare a comprare un panino e entrare con la macchina dentro il panificio per comprare un panino. Non potete più andare al supermercato con delle buste di plastica e poi dire ah, la città è piena di rifiuti. Signori, dovete cambiare i comportamenti, non dovete più accettare i compromessi, dovete mantenere la testa alta, altrimenti è inutile che cercherete di cambiare la classe politica. Se non cambiate voi, cambierà la classe politica, ma non cambierà niente in questa città e in questo paese. Quindi, se volete continuare a lamentarvi e a chiedere le promesse, potete continuare a votare gli altri, non è un problema per noi. Se invece volete sbracciarvi e non credere più alle promesse e capire che ci vorrà tanto tempo per cambiare quello che sono distrutto in tutti questi decenni, allora votate per voi e datevi da fare. Buonasera a tutti. La parola è Giancarlo Mancellei, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Sicilia. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. E allora, poco fa, prima che venisse Beppe, abbiamo parlato degli stipendi, ce li siamo ridotti, 2.500 euro più le spese, abbiamo ritornato indietro 123.000 euro. Con i 32.000 euro che abbiamo raccolto durante la campagna elettorale delle regionali, ci abbiamo fatto quella campagna elettorale e questa campagna elettorale. Alla faccia di chi dite che senza soldi non si può fare politica, se ne fai di qualità, perché le idee sono gratis. Ma ieri sera a Caltanissetta ho detto che stasera qui a Palermo avremmo fatto un esperimento nuovo, una cosa nuova, avremmo caricato un disegno di legge, una proposta di legge dal vivo. Lì nel tabellone vedete materialmente come funziona, noi deputati abbiamo il portale, quindi scriviamo un disegno di legge e lo dobbiamo caricare. Allora selezioniamo un disegno di legge, poi purtroppo è a rovescio, sono sulla parte posteriore dello schermo. Stasera tutti assieme con il vostro aiuto carichiamo una proposta significativa, si chiama istituzione del reddito minimo di dignità, per dare la possibilità a tutti di avere una posizione economica. Disoccupati, inoccupati, lavoratori precari che non arrivano a quello che l'Istat definisce la soglia minima di povertà. Lo stiamo facendo, sta succedendo ora, davanti ai vostri occhi. Se andiamo avanti, dopo aver messo il titolo, mettiamo chi presenta la legge. Noi solitamente presentiamo tutti e 15 assieme la legge. Ora io il tabellone non lo vedo, non so se Luciano riesce a selezionarli tutti. Fa niente, li aggiungiamo dopo, quello non è un problema. Andiamo ancora avanti e carichiamo materialmente il disegno di legge, che è un file ovviamente in Word, che definisce materialmente cosa è il reddito minimo di dignità, chi ne può usufruire, quali sono le sanzioni per chi non ne ha diritto e invece ne usufruisce, la copertura finanziaria e tutto il resto. La copertura finanziaria dove la prendiamo? La prendiamo dalle maxi pensioni dei dipendenti della regione siciliana, andando a fare un prelievo che per una volta prende in giro loro, perché si chiama contributo di solidarietà. Mi fate il genno, si è caricata la legge? Sì. Ok, sì. C'è. Perché c'era un problema di sera, a volte il portale non funziona. Ok, allora dobbiamo in questo momento premere l'ultimo bottone, l'invio, per mandare la legge direttamente all'Assemblea regionale. Ma questa volta dovete farlo tutti assieme. Io non dico niente, dovete gridarlo voi. Al 3, invio. 1, 2, 3. Invio!
Grandi! E quando mai si è fatto la politica così? Ma non è una meraviglia? Ma allora, siamo avanti 20 anni al resto da questi morti qua, quindi adesso finiamo, adesso cominciamo a lavorare sul serio. Io vi dico che cambierà la storia, se cambia la Sicilia cambiamo l'Italia, deve partire da qua il cambiamento, ed è già partito, questa è una grande rivoluzione culturale, non politica, è una rivoluzione di pensiero, di civiltà, qui è nata la civiltà e deve partire da qua, tutto, e sta partendo da qua con questi giovani. Io vi abbraccio adesso in silenzio, senza dare nell'occhio, mi raccomando, senza dire niente, andate piano piano, e spargete il verbo. Ciao a tutti. E adesso corro da Salvatore Borsellino. Salvatore, mi permetti qualche domanda? Scusa per la luce, è giusto per farti vedere meglio a chi aspetta a casa. Noi ci siamo abbracciati l'ultima volta il 18 e il 19 luglio scorso, io sono venuto qui a Palermo, ti ricordi? Sì, sì, abbiamo fatto la scalata del monte, certo, Pellegrino, certo, siamo andati, certo, al Castello Utvergio. Certo, ho 70 anni e manco Alzheimer. No, no, siccome tu conosci migliaia di persone. Lo so, okay, però... Ok, come va? Va bene, oggi sono venuto in Sicilia per i processi, per partecipare ai processi in cui mi sono costituito parte civile, adesso ripartirò domani, però tornerò ancora. Per ora la mia attenzione è tutta su questi processi che si stanno facendo sia a Palermo che a Caltanissetta, nei quali spero si arrivi a almeno a una parte della verità su quello che è successo nel nostro paese. Ok, ma come mai sei venuto proprio qui in questa piazza adesso, stasera? Sono venuto perché tra questi ragazzi che ho visto sul palco, quelli che ci sono qua attorno, ci sono tanti dei ragazzi con i quali abbiamo combattuto tante battaglie per la giustizia e la verità. Sono ragazzi che da sempre mi sono stati vicino, sono ragazzi che non hanno mai chiesto niente, non hanno chiesto di esporre i loro simboli, non hanno chiesto di apparire. L'unico simbolo che ti interessa è l'agenda rossa, no? Volevano, sollevavano insieme a me l'agenda rossa, ed è per questo che sono particolarmente grato a loro, per essermi sempre stato vicino senza chiedere nulla, come invece magari altri hanno fatto, che mi chiamavano e poi volevano esporre i loro simboli. Questi ragazzi sono stati veramente, hanno combattuto per la giustizia, per la verità e nient'altro, e di questo devo essere loro grato, e quindi gli auguro a loro tutto il successo che possano avere in questa competizione elettorale, perché credo che andando in Parlamento riusciranno a cambiare qualche cosa. Grazie, ti posso abbracciare in diretta per chi ci segue? Grazie. Stammi bene, e magari ci vediamo, spero prima, ma va sicuramente il 18 e 19 va luglio. Va bene. Stammi bene, alla grazie, prossima, grazie, ecco. Ciao. Bene, allora io adesso, ti ho inquadrato per un secondo, ti posso inquadrare ancora? Eccolo, mio cugino. Ciao, per il e che fa ora? Come si è combinato? E ora... Ecco, Salvo. Sì. Deve venire con noi. Sì, sì, sì. Ok. Allora, aspetta, fammi chiudere la diretta. Io chiudo, vi saluto tutti. Ci vediamo più tardi con il Miscap alla diretta by night, ok? Chiudo per il momento. Ciao a tutti. E allora grazie Salvo, grazie Palermo, questa meraviglia di piazza, che grazie anche alle parole di Salvatore Borsellino, che io personalmente vorrei come Presidente della Repubblica, perché lui giustamente dice che, sono d'accordo assolutamente, che con il cognome che porta non possa essere ascritto a questo o a quel movimento, però ecco, come persona super partes io per esempio ce lo vedrei benissimo. Non so che cosa ne pensiate voi, magari leggiamo anche qualche domanda che state scrivendo, insomma direi che è una cosa molto interessante. Ma qualcuno dice: ma che sorpresa c'è stata? Beh, c'è stata la presentazione, l'invio della legge, la prima volta che succede credo al mondo, l'invio di una legge sul reddito minimo di cittadinanza, diciamo parlando di dignità, che è stata fatta da Giancarlo Cancelleri, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella regione siciliana, e insomma direi che è stato un grande esempio di come il futuro sia già entrato nelle parole chiave. Siamo cittadini.